Ecco, questo è la Liguria del lavoro, che ha molto, molta ragione di essere vicino alla memoria, per cui anche per le cose scomparse in qualche modo del lavoro, anche in questa zona. Io vorrei riprendere proprio le parole, mi scuso se interrompo, di Teo De Luigi, che gli occhi dei ragazzi facciano il film, quindi credo che sia un'esperienza straordinaria che dovremo raccontare, perché insieme con lo sguardo del regista Teo De Luigi ci saranno gli sguardi attraverso i telefoni che riprenderanno e saranno questi gli sguardi dei ragazzi che racconteranno in un senso molto moderno e contemporaneo attraverso l'uso della tecnologia che loro molto bene conoscono, e proprio attraverso la tecnologia sarà un film che Teo De Luigi vorrà raccontare, e tutto questo è partito da un'esperienza di grande condivisione umana e anche politica. La parola politica è una parola di scelta, non per stare da una parte o dall'altra, ma è per esserci. È questo, certo, che ci insegna questa storia, certo, la storia di Antonio Arnaldi, una storia del Savonese, di Finale, per cui possiamo conoscerla, e perché è anche giusto conoscere queste piccole storie. La storia è fatta anche di queste piccole cose che devono comunque essere condivise, e noi l'abbiamo condiviso anche in questo nostro piccolo tempo di conversazione. Teo De Luigi, prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Il libro che fa compagnia in questi giorni è proprio sul tema della deportazione, e questo libro in qualche modo, se vuoi, magico, che ha scritto Cercas, questo scrittore catalano che ha scritto I soldati di Salamina ed altri, che ha pubblicato L'impostore, cioè la storia di un uomo che alla fine della sua vita si scopre che tutto quello che ha raccontato, tutto quello che lui dice di aver vissuto, non è vero. È quasi una metafora, come dire, sognata delle brutalità che ci sono state realmente. E lui, scoperto alla fine della sua vita, ha ammesso, perché gli sembrava troppo doloroso non inventarsi una situazione che poi è una situazione di fiction, perché lui si è costruito un film da solo, in realtà. Grazie ancora del tempo che hai dedicato a questa nostra trasmissione, Il posto delle parole. Teo De Luigi, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, con il libro Eravamo solo numeri, Antonio Arnaldi, Tunitto, con le parole di Teo De Luigi, di Antonio Arnaldi, e con le immagini realizzate in linoleografia dagli studenti dell'Istituto Professionale di Finale Ligure. Grazie ancora, Teo De Luigi. Grazie a te.